Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti nel sesto episodio della carriera allenatore su FIA 22 con il Red Bull Firenze ragazzi. L'ultima volta ci eravamo lasciati qua che avevamo fatto il disastro totale contro le squadre diciamo più forti del campionato italiano, ovvero la Juve, l'Inter e il Milan. Abbiamo perso ragazzi un botto di partite nello scorso episodio. Abbiamo nello scorso episodio fatto l'ultima partita di settembre e anche quasi tutte le partite del mese di ottobre, tranne l'ultima che era quella di Halloween, ovvero il 31 ottobre contro il Genoa, e che appunto andremo a fare come prima partita di questo episodio. Ma se guardate bene la classifica ragazzi, nello scorso episodio insomma abbiamo fatto un pochino un disastro e eravamo partiti bene diciamo dagli ultimi, da due episodi fa, che eravamo tipo, se non ricordo male, in top 15 della classifica, anzi forse anche top 13. Ma il problema è che nello scorso episodio abbiamo affrontato la Juve, l'Inter, il Milan, il Verona e l'Udinese, e tra queste l'unica cosa buona che siamo riusciti a fare è un pareggio col Verona. Ovviamente contro il Milan, l'Inter, no, contro l'Inter forse abbiamo anche vinto, però non mi ricordo. Comunque contro il Milan e la Juve abbiamo perso. E quindi diciamo, avendo perso contro il Milan, contro la Juve e anche contro l'Udinese, e se non sbaglio non mi ricordo se abbiamo perso contro l'Inter, ma comunque facciamo finta di no, abbiamo perso veramente troppe partite e siamo tornati in zona retrocessione, ovvero in zona 19esimi. Siamo penultimi in classifica, la Fiorentina 20esima, quindi ultima. Mamma mia ragazzi, le squadre di Firenze in questa stagione stanno facendo schifo. La Fiorentina è ultima con 3 punti, noi siamo penultimi con 6 e l'Empoli 16esima con 8. Quindi l'Empoli per ora è quello che sta andando meglio di squadre toscane. Quindi oggi finiremo con il mese di ottobre affrontando come ultima partita il Genoa, e poi inizieremo finalmente il mese più corto credo di questa stagione, ovvero il mese di novembre. Perché più corto? Perché le prime quasi 2 settimane di novembre c'è la pausa nazionale, quindi il campionato inizierà a metà novembre, quindi a novembre ci saranno tipo soltanto 3 partite. Infatti molto probabilmente oggi finiremo anche novembre e il prossimo episodio inizieremo dicembre, ovvero l'ultimo mese del 2021, per poi iniziare il calciomercato invernale del Red Bull Firenze. Dovrò potenziare molto la rosa, quindi consigliatemi chi vendere, chi comprare nel calciomercato invernale del Red Bull Firenze, che tra l'altro molto probabilmente, se non nel prossimo episodio, fra 2 episodi inizieremo il calciomercato invernale del Red Bull Firenze, perché manca poco ormai a gennaio. Quindi appunto scorsi episodi abbiamo fatto la strage, e oggi non abbiamo troppe partite difficili. Andiamo un attimo a vedere il calendario. Allora, innanzitutto mi scuso per il ritardo di questo episodio, che doveva uscire ieri che era sabato, ma uscirà oggi che è domenica, perché appunto ieri non ho avuto tempo di registrarlo perché ero impegnato. Quindi vi ricordo inoltre che soltanto questa settimana gli episodi non sono usciti rispettivamente martedì e giovedì, per questo ero impegnato. Ma prossima settimana usciranno un episodio martedì e uno giovedì come sempre, quindi è soltanto questa settimana la questa cosa è cambiata. Adesso abbiamo come ultima partita di ottobre il Genoa, e poi nel mese di novembre abbiamo il 7 novembre l'Atalanta, dove di sicuro perderemo molto probabilmente. Poi tra l'altro giochiamo anche in casa contro l'Atalanta. Poi abbiamo il 22 novembre, dopo la pausa nazionale di 2 settimane, la Lazio, dove molto probabilmente perderemo anche qui. E poi abbiamo come ultima partita di novembre, il 27 novembre, abbiamo in casa Firenze e la Sampdoria. Ecco, novembre già è tanto se riusciamo a portarci un pareggio o con l'Atalanta o con la Lazio, una vittoria, i 3 punti con la Sampdoria li pretendo, mentre con l'Atalanta e la Lazio spero almeno un pareggio tra una delle due, perché tanto di sicuro non arriverà. Quindi perderemo contro l'Atalanta e contro la Lazio, contro la Sampdoria se va bene pareggiamo e siamo sempre ultimi. Ma mese di dicembre, che inizieremo penso ormai nel prossimo episodio, abbiamo il 4 dicembre il Sassuolo, dove se ci impegniamo la vittoria può arrivare. Poi abbiamo il Napoli, dove perderemo di sicuro. E poi abbiamo come ultima partita dell'anno, il 18 dicembre, il Bologna, dove giochiamo a Bologna. Contro Bologna anche qui mi aspetto 3 punti. E poi c'è la pausa, dove ci sarà tutto il mese di gennaio, dal 1 al 31, il calcio per mercato invernale. Abbiamo tra l'altro come prima partita del 2022, ovvero come prima partita di gennaio, il derby contro la Fiorentina, il derby di Firenze contro la Fiorentina, che giocheremo in casa. Poi abbiamo lo Spezia, di nuovo abbiamo poi in Coppa Italia il Bologna, che sfideremo ai 16esimi di Coppa Italia. Poi abbiamo il Napoli, il Sassuolo e infine come ultima partita di gennaio il Milan. Quindi se andiamo a guardare le partite che ci aspettano nei prossimi episodi, forse il mese migliore è per ora gennaio.
di mesi più vicini a dove siamo noi ora. Perché comunque, a parte il Napoli, poi per il resto, e a parte il Napoli e il Milan, lo Spezia, il Bologna, il Sassuolo, se ci impegniamo li facciamo fuori. E Fiorentina, io spero di riuscire a portarmi a casa la vittoria, anche perché è il primo derby di Firenze che facciamo, quindi speriamo di portarci a casa la vittoria. Quindi adesso abbiamo purtroppo adesso, ragazzi, partite veramente troppo difficili. Abbiamo l'Atalanta e la Lazio, che sono squadre abbastanza troppo forti per noi, quindi diciamo che siamo stati anche sfortunati per quanto riguarda il calendario. Però poi abbiamo la Sampdoria, ragazzi, speriamo bene. Intanto pensiamo al Genoa, che è l'ultima partita di ottobre. Questa pretende i 3 punti, infatti questa non la andrò a simulare, ma me la andrò a giocare, perché tanto se la simulo sono convinto che la perdo, quindi meglio di no. Se dovessimo vincere contro il Genoa andremo a quota 9 punti e quindi usciremo dalla zona retrocessione e andremo sedicesimi al posto dell'Empoli. No, sto scherzando, andremo o sedicesimi o quindicesimi, quindi torneremo un pochino più su nella classifica. Quindi speriamo in bene di vincere contro il Genoa. Però ragazzi, prima di iniziare, come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di mentre avanzo, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina delle notifiche su tutto per non perdere nessun nuovissimo video, e di lasciare un bel like anche a questo episodio se alla fine vi è piaciuto. Vi ricordo inoltre che se volete potete consigliarmi già da questo episodio qua sotto nei commenti chi comprare, chi vendere nel calciomercato invernale del Red Bull Firenze, perché no, non credo nel prossimo episodio, ma forse fra 2 episodi inizieremo già il mese di gennaio e anche il calciomercato invernale della prima stagione del Red Bull Firenze. Quindi, conferenza stampa di Mr. Matrix, la sua terza, sulla panchina del Red Bull Firenze, e poi iniziamo la partita contro il Genoa, che è messo come noi, diciamo, è una posizione in più a noi, cioè 18esimo, quindi dobbiamo insomma cercare di portarci a casa questa partita, perché è fondamentale per provare a risalire un po' la classifica. Mettiamo che dobbiamo pensare a giocare bene, Mr. Matrix è sempre positivo, quindi è colpa mia qua, perché in effetti diciamo che è colpa mia perché sono io che gioco. Quindi finisce qui la conferenza di Mr. Matrix per la partita pre-Genoa Red Bull Firenze. Adesso basta parlare, inizia l'ultima partita del mese di ottobre, che è tra Genoa e Red Bull Firenze, partita che non possiamo perdere, partita che mi aspetto una vittoria. Detto ciò, ci vediamo in campo. Siamo qui ragazzi allo stadio del Genoa, ovvero a Genova, pronti per giocarci una delle nostre prime trasferte contro il Genoa, che al momento è messo come noi, e anche il Genoa in zona di retrocessione ed è 18esimo in classifica. Noi siamo una posizione almeno del Genoa, ovvero siamo 19esimi, e quindi questa partita è fatale, perché se dovessimo perdere daremo al Genoa l'occasione di uscire insomma momentaneamente dalla zona recessione. Quindi non ce la possiamo permettere, perché noi non possiamo rimanere nella zona rossa, ma dobbiamo puntare almeno alla Conference. Quindi perché ragazzi, la prima stagione punto almeno alla Conference League, e quindi dobbiamo impegnarci. Possiamo saltare qui l'inno di Serie A che non ci interessa, e possiamo iniziare Genoa Red Bull Firenze. Calcio inizio che battiamo noi, che siamo gli ospiti, perfetto. Quindi non dobbiamo fare cavolate, perché qui è tutto fatale, d'accordo. Giacomino per Castrovilli, vai Castrovilli, che non è che hai fatto questa cosa, quindi cerca magari un po' di svegliarti. Ecco, già abbiamo perso palla, c'è Badel, anche lui un ex uomo di Firenze che ha giocato per tantissimi anni nella Fiorentina. E poi si trasferisce appunto al Genoa. Sturaro, ex uomo di Torino, della Juve. Rimessa laterale per noi, la batte Fabra, non mi ricordo, acquistato dal Boca Junior. Quindi Raspadori, ragazzi, è inutile, lo martella, no? Non c'è verce. Ogni volta che ho palla con Raspadori mi fanno la scivolata su Raspadori. Cross in mezzo e passiamo subito in vantaggio, 1-0 per noi. E chi ha segnato non ho nemmeno visto. Comunque bel colpo di testa, ha segnato Raspadori, perfetto. Siamo partiti male, cerchiamo di tenere questo andamento, perché sennò è grave la situazione. Quindi vediamo qua il replay del gol che abbiamo fatto. Il cross in mezzo, poi un colpo di testa, il portiere dorme, si buttava 6 anni dopo, però va bene. Abbiamo segnato, perfetto, 1-0 per noi. Questo è il replay del gol. Colpo di testa anche strano tra l'altro. Comunque abbiamo buttato dentro, 1-0, perfetto. Adesso partiamo, perché adesso loro di sicuro inizieranno a giocare seriamente. Pallone per Abe, prova ad attaccare il Red Bull Firenze. Poi c'è Raspadori, girati, grande Raspadori, grande giocata Raspadori. Raspadori, 2-0, e buttata dentro così. Ha preso anche, ragazzi, anche se non sbaglio, ha preso
la traversa, vai a prendere il pallone da Spadori, corri, corri, ragazzi, da Spadori va a prendersi la palla. No, scherzavo, va semplicemente in porta. Comunque, grande giocata di Raspadori che hanno schivati tutti. Abbiamo preso il palo, però la palla è comunque entrata. 2-0 per noi. Siamo partiti bene in questo episodio, cerchiamo di non perdere. Per ora stiamo andando bene in questo primo tempo, che tra l'altro è quasi a fine. Siamo in vantaggio 2-0 sul Genoa, vediamo un po', dai. Forza, ragazzi. Tra l'altro, se facciamo il terzo, poi vado a simulare, perché tanto abbiamo vinto, quindi... Attenzione Lugani, pallone per Fabbra. Corri, 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 Cetin. Cetin, ma perché nessuno corre in questa squadra? Oh, Raspadori cerca la doppietta. Giacomo Raspadori, 3-0. E io simulerei anche qua, ragazzi, perché tanto ormai abbiamo finito. La butta anche dentro un'altra volta Raspadori, che corre tutto al campo. 3-0 per noi, abbiamo distrutto il Genoa e io ora simulo, ragazzi, sperando che non mi facciano qua il 4 gol in tipo 10 minuti, se no mi sparo. Quindi andiamo a simulare, vediamo un po' se ce la portiamo a casa, vediamo un po'. Oh, sì, vinciamo 3-0 contro il Genoa, non segna più nessuno, non so perché il bot mi ha tolto Raspadori, mi ha messo Maldini, che non c'entra un tubo, però Frank è uscito Fabbra, è entrato sulle mani, ok, comunque. Dopo tante sconfitte consecutive ritroviamo la vittoria anche noi. Non abbiamo giocato in casa, quindi ottimo. Adesso abbiamo vinto, abbiamo preso i nostri 3 punti, siamo a 9 punti, 16esimi. Vediamo un po'. Adesso qua c'è il mese di novembre, che io faccio, ragazzi, così, perché tanto se no ci vuole 6 anni. Quindi facciamo che simuliamo fino al 6 di novembre e poi ci giochiamo la partita. E poi simuliamo la partita con l'Atalanta, che tanto perdiamo. Anzi no, me la gioco, perché magari poi riesco a portarla a casa, quindi me la gioco. Siamo arrivati al 6 novembre. Questa è l'ultima partita prima della pausa nazionali. Abbiamo il 7 novembre l'Atalanta, che tra l'altro mi pare giochiamo anche in casa, quindi vediamo un po'. Anche se sul FIFA ovviamente non c'entra niente giocare in casa. Qui cosa è successo? Ah, nazionale austriaca. No, niente nazionale austriaca. Non voglio nominare l'Austria. Magari qualcun altro, ma l'Austria no, ragazzi. Ok, comunque Adesso abbiamo il 7 novembre in casa l'Atalanta, partita che di sicuro andremo a perdere. E l'Atalanta com'è in classifica? Fatemi vedere. Atalanta che è in classifica è esattamente, vediamo un po', di sicuro sarà sopra, però vediamo. È esattamente settima, quindi per ora è in zona conference. Ma se dovesse vincere contro di noi, cosa molto probabile, andrebbe a un totale di 22 punti e quindi farebbe una super scalata e raggiungerebbe il quarto posto in zona Champions. La cosa che mi fa più ridere è che la Sampdoria è in zona Europa League ed è quinta. Com'è possibile? Non lo so. La Juve, ragazzi, sta facendo schifo e nemmeno in nessuna zona Coppa. Comunque, abbiamo l'Atalanta come prima partita del mese di novembre 2021. Red Bull Firenze-Atalanta. Io prima però di andare a giocare la partita, ovviamente se ci fanno tipo 3 gol in 10 minuti simulo, perché tanto mai abbiamo perso. Comunque, prima di iniziare a giocare farei un cambio tattico, cioè farei un cambio di formazione. Andrei a mettere Maldini al posto di Abe, che comunque non ha giocato malissimo. Più che altro, ragazzi, Abe corre, quindi fa salire un bel po' la squadra. Corre abbastanza, non troppo, ma corre. Mentre Maldini corre anche lui, ma boh. Per ora il titolare rimane Maldini. Mohamed lo facciamo giocare al posto di Svanberg, che ultimamente sta facendo schifo. Così magari vediamo se Mohamed è meglio di Svanberg. Così Svanberg perderà il posto da titolare, se sarà meglio Mohamed. Iniziamo la partita. Ragazzi, qui vediamo il nostro Giacomino Raspadori, che ha già fatto 10 gol in campionato dopo nemmeno 3 mesi dall'inizio del campionato. Ma questo, ragazzi, si spera che siano le notti magiche da parte del Red Bull Firenze, che ospita in casa alla Red Bull Arena di Firenze l'Atalanta, che è reduce da una sconfitta, e mentre il Red Bull Firenze di Mr. Matrix è reduce da una vittoria in trasferta contro il Genoa per 3-0 con la doppietta di Raspadori e il gol di anche non mi ricordo chi ha segnato. Comunque, Atalanta che parte benissimo, anche perché al momento si trova al settima in classifica e punta alla zona Europa barra Champions, mentre il Red Bull Firenze punta almeno alla top 10 della classifica entro la fine dell'anno. Quindi possiamo saltare l'inno di Serie A e possiamo andarci a giocare Red Bull Firenze Atalanta. Calcio inizio battuto appunto dall'Atalanta, che sul FIFA viene chiamata Bergamo Calcio, anche se
la chiameremo Atalanta perché sì. Comunque, parte l'Atalanta con Muriel, poi c'è ovviamente non mi aspetto una vittoria, ma se dovesse arrivare mi rimangio quello che ho detto. Maldini parte benissimo, Maldini consegna il pallone a Raspadori, Raspadori prova a far partire Verdonk, ottima palla per Verdonk, Verdonk prova a partire, Verdonk crossa in mezzo, Verdonk il cross a quanto pare non, ho visto che non sono il tuo forte perché non ne fai mai uno decente, però ok, Mohamed, il ragazzo nigeriano, Mohamed, pallone per Cetin, Cetin la scarica su Maldini che poteva fare un possibile gol, Maldini ma viene beccato in offside purtroppo e quindi niente da fare, calcio punizione per l'Atalanta, che tra l'altro credo che abbia comprato molti giocatori nuovi, tra cui Courtois, Lenglet, che non ho mai visto giocare, poi non so se ce l'hanno, magari, non so, era tipo nelle riserve, comunque. L'Inter al momento è primo in campionato, ci fa vedere la grafica in alto, e quindi al momento è in zona scudetto, quindi, adesso, Barrera batte per Verdonk. Verdonk, grande tiro del ragazzo sudafricano Verdonk che sfiora il gol del Red Firenze con questo tiro potentissimo che per poco che passa sotto la gamba del difensore, Musso la para, quindi calcio d'angolo per noi, attenzione perché ragazzi Musso l'ha presa, abbiamo sfiorato il gol, siamo partiti bene con Verdonk, cerchiamo di portarci a casa magari la partita o comunque un pareggio sarebbe ottimissimo per noi, sarebbe oro un pareggio, quindi Cetin corto per Mohamed, Mohamed la prova a crossare, la crossa in mezzo Mohamed, ci prova ad arrivare da Spadori che è troppo basso però non arriva mai cross, non fanno per noi cross, ho già capito, non farò più cross, quindi l'Atalanta prova a ripartire, riprendiamo palla subitissimo, attenzione perché prendiamo palla, la perdiamo un'altra volta, ci rientra Cetin, poi attenzione, no, Pasalic prova a ripartire l'Atalanta con Ilicic, Mihail vabbè, nomi sconosciuti, montiamo in braccio a Mihail Lala. Pallone dentro, la parata incredibile di Milinkovic-Savic, Atalanta vicinissima al gol del vantaggio con Ilicic. Mamma mia ragazzi, qua abbiamo straschiato, aiuto. Guardate che parata che ha fatto Milinkovic-Savic che per pochissimo salva la porta del Red Bull Firenze. Ragazzi, qui abbiamo veramente rischiato di prendere il gol. Meno male che non è arrivato, anche perché prendere gol dopo 10 minuti di gioco non è tutto questo granché. Quindi, prova ad avanzare Ilicic, prendiamo lì la palla. Attenzione, cross in mezzo. Non ci credo. Mano da parte di Fabra e quindi rigore per l'Atalanta. Sono sfigato a morte, ragazzi. Accidente a Fabra. Guardate qua. Fabra ci mette la mano e dice sono stato io. E alza la mano come a scuola. E si regala il possibile vantaggio dell'Atalanta. E rigore. Ed è Muriel contro Milinkovic-Savic dai 20 metri. Insomma, dal dischetto. E gliela prendiamo! Milinkovic-Savic ce la prende! E niente vantaggio per l'Atalanta! Ragazzi, in realtà mi volevo buttare dall'altra parte, ma siccome ha tirato centrale, anche se stavo fermo l'avrei presa lo stesso. Se lui che ha sbagliato ha tirato solo centrale, comunque. Pallone recuperato. Con Barrera che si gira. Barrera non sa chi darla. Torna indietro per Pena. Pena la scarica su Cetin, che per ora non la sta facendo un malissimo campionato. Cetin prova a correre, Cetin non lo fa. Pallone per Maldini, che prova a far salire la squadra. Maldini ci riesce. Maldini ne scriva uno. Attenzione a Maldini, il ragazzetto. Cross di Maldini, a cercare Raspadori! Cioè, a cercare Fabra, 1-0. Fabra, prima regala il rigore ad Atalanta, poi Milinkovic-Savic ce lo pare, poi si fa perdonare dall'errore, butta il pallone dentro per l'1-0 da parte del Red Bull Firenze, che miracolosamente passa in vantaggio in casa alla Red Bull Arena di Firenze contro l'Atalanta. Esplode la Red Bull Arena di Firenze per questo vantaggio momentaneo del Red Bull Firenze, con il colpo di testa di Fabra che distrugge Musso e butta il pallone dentro per l'1-0 da parte del Red Bull Firenze. Qua Musso dice attenzione, non sono stato io. E quindi Fabra butta il pallone dentro con il colpo di testa pazzesco. Esulta anche dalla panchina tutti i giocatori del Red Bull Firenze in panchina, ma soprattutto anche Mr. Matrix che va ad abbracciare Fabra e gli dice grande perché hai fatto il primo gol. E dopo 11 partite con la maglia del Red Bull Firenze, ragazzi, siamo in vantaggio. Cerchiamo di tenercelo stretto perché la vittoria sarebbe un traguardo super miracoloso. Quindi Ilicic se lo fai bassissimo. Cetin prova ad avanzare il Red Bull Firenze. Cetin viene interrotto l'azione, recupera per l'Atalanta. Attenzione. Dai. No, ok. Castrovilli
Grandissima giocata del Castro. E il Castro. Do cacchio la metti e il Castro però. Oh, Verdonk. Vai Verdonk. Verdonk. Verdonk in mezzo per Raspadori. No, per Maldini. Che fa 2-0 da parte del Red Bull Firenze. Spacca tutto. Maldini che fa, se non sbaglio, forse il suo secondo o terzo gol con questa maglia. Maldini che era arrivato lì all'ultimo giorno del mercato estivo dal Milan in prestito e molto probabilmente verrà riscattato a giugno, perché Maldini è una bestia. 2-0 per noi. Maldini distrugge Musso e spacca la porta, e anche lo stadio del Red Bull Firenze, ragazzi, esplode. Mamma mia, che gol. Grande Maldini, guarda come esplodono tutti, e anche Mr. Matrix esplode e rompe tutto, perché qui c'è da esultare, perché questa vittoria potrebbe essere un miracolo da parte della formazione di Mr. Matrix e anche da parte del Red Bull Firenze. Quindi 2-0. Ok. Pobega, no, perché Pobega, vabbè. Barrera. Cetin, ok, grande giocata del Cetin nazionale per Raspadori, grande palla per Maldini. Perché confondo sempre Maldini con Raspadori? Maldini la cross in mezzo. Attenzione, perché c'è Cetin solo. E ho tirato male io qui, errore mio. Ma Cetin sfiora il 3-0 da parte del Red Bull Firenze. Musso la pare, butta il pallone in angolo. Cetin sfiora il 3-0. Mamma mia, ragazzi, qui ho sbagliato a tirare io, perché non mi aspettavo che andasse la palla a lui. Quindi Cetin batte corto per Castrovilli. Castrovilli in mezzo per... Attenzione che qui sfioriamo anche il 3-0, ragazzi. Ok, pallone per Cetin, che la passa per Mohamed. Mohamed, ragazzi, che non ha mai trovato il gol. Mohamed si gira. Mohamed, cosa fai? Vabbè, non importa. Cetin, che ha mancato il gol prima. Cetin, che verrà ringraziato. E la butta dentro proprio lui. Cetin, dopo aver sbagliato un gol miracoloso, si fa perdonare come Fabre. Butta il pallone dentro. 3-0 per il Red Bull Firenze, che ha distrutto l'Atalanta in questi 35 minuti di gioco. E mamma mia, dopo questa, ragazzi, la possiamo simulare, perché abbiamo asfaltato l'Atalanta. Vedete, ragazzi, la squadra è buona. Io non capisco come mai contro... come mai nello scorso episodio le abbiamo perse tutte. Adesso abbiamo vinto 3-0 con l'Atalanta, che è comunque una squadra abbastanza forte. Non è che... guarda, vabbè, la Juve, il Milan e l'Inter sono il triplo più forte dell'Atalanta, ma comunque per l'Atalanta non scherza. Quindi abbiamo vinto 3-0. Ci portiamo a casa i 3 punti. Dopo, ragazzi, è strana questa carriera, perché un episodio facciamo schifo e torniamo in zona rossa, cioè in zona retrocessione. Poi un episodio come questo torniamo in top 10. Poi di sicuro nel prossimo episodio torneremo in zona rossa. E ragazzi, boh. Comunque, vincendo, abbiamo vinto con l'Atalanta. Siamo 13esimi in classifica con 12 punti. Mr. Matrix esplode. Adesso abbiamo adesso, ragazzi, la pausa nazionali di, appunto, di novembre per la qualificazione mondiale. Quindi abbiamo adesso il 22 novembre e la Lazio, che giocheremo all'Olimpico di Roma in ospite, appunto, in trasferta, appunto, a Roma, all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Dopo la Lazio abbiamo come ultima partita di novembre la Sampdoria, e poi abbiamo finito il mese di novembre e inseriamo poi nel prossimo episodio l'ultimo mese del 2021 e anche l'ultima partita di questo 2021, ovvero il mese di dicembre. Quindi ci simuliamo fino al 21 novembre, dove c'è la pausa nazionale di 2 settimane, e poi simuliamo la partita con la Lazio. Ci siamo con la cosa, anzi, facciamo il contrario. Ci giochiamo la partita con la Lazio, simuliamo quella con la Sampdoria e poi terminiamo con questo episodio, che a parere mio sta venendo una figata. Quindi, ragazzi, dopo aver vinto 3-0 contro l'Atalanta, abbiamo adesso il 22 novembre come penultima partita di novembre la Lazio, dove giocheremo all'Olimpico di Roma in trasferta contro la Lazio. La maglia sarà viola e non così, perché sennò blu e blu ci confondiamo, quindi cambiamola subito, ragazzi. Quindi cambio maglia, se no cambiamo la loro maglia, perché voglio tenermi questa, ragazzi, non la metto mai. Quindi loro maglia bianca, noi maglia blu, e let's go. Perfetto, siamo pronti per giocarci questa penultima partita del mese di novembre contro la Lazio. Ammiriamo il nostro Giacomino Raspadori, che si sta riscaldando dopo aver segnato 4 gol nelle ultime partite con la maglia del Red Bull Firenze. Ragazzetto arrivato dal Sassuolo, debole e solo, e poi viene accolto da Mr. Matrix, da il popolo di Firenze, per portarlo in alto. Queste si spera siano le notti magiche un'altra volta del Red Bull Firenze, che sfida in trasferta all'Olimpico di Roma e la Lazio, che al momento sta facendo una stagione straordinaria ed è
se non sbaglio, o in zona Europa League o in zona addirittura Champions. Lazio di Maurizio Sarri, che cercherà di vincere in casa all'Olimpico di Roma contro il Red Bull Firenze, che si sta avvicinando sempre di più alla top 10 della classifica. Red Bull Firenze che schiera davanti Raspadori, come sempre, Verdonk, e c'è il solito Castrovilli, che al momento, se non sbaglio, non ha ancora segnato un gol in campionato. Legno di Serie A stavolta lo vedremo, perché voglio vedere la formazione della Lazio, perché mi interessa soprattutto molto. Di sicuro ci sarà Immobile, a meno che non l'abbiano venduto. Vediamo un po' se c'è Immobile. E non c'è Immobile. Mi sa che l'hanno, ragazzi, mi sa che hanno venduto Immobile. Ah no, scherzavo, no. Mi sa che hanno venduto, ragazzi, venduto il Ciruzzo, ok. Se hanno venduto Immobile e hanno preso uno più scarso, abbiamo la possibilità di portarcelo a casa. Noi giocheremo con la maglia blu, ovvero la maglia della trasferta del Red Bull Firenze, mentre loro giocheranno in casa con la maglia però bianca, perché sennò blu e celeste ci confondiamo. Mr. Matrix ha il giacchetto grigio, che dice: speriamo bene, ragazzi, che qui non si può perdere. Diamoci tutti quanti il 5, tra cui Giacomino, che è lì davanti pronto per segnare e spaccare la rete dell'Olimpico di Roma. Quindi, detto ciò, oggi qua all'Olimpico di Roma ci sono anche dei tifosi del Red Bull Firenze che sono arrivati da Firenze fino a qua a Roma, nella regione Lazio, pronti per vedere questa partita. Formazione della Lazio, che schiera in porta Stracoscia. Difensori abbiamo Isai, Mukiel, Luis Felipe e Marusic. Poi centrocampo abbiamo Luis Alberto, Akpo e Cataldi, che è il capitano. Attaccati abbiamo Zaccagni, Andre Anderson e Felipe Anderson. Quindi a quanto pare non c'è Immobile, perché l'hanno venduto. Quindi nostra formazione: abbiamo in porta come sempre il caro Milinkovic-Savic. Difensore abbiamo Fabra, Pena, Rugani e Barrera. Centrocampo abbiamo Abe, Svanberg e Cetin. Tra l'altro Svanberg non volevo metterlo titolare, ma ho sbagliato. Attaccanti Castrovilli, Raspadori e Verdonk. Ho sbagliato perché volevo mettere titolare Maldini. Vabbè, lo metterò nel secondo tempo. Inizia Lazio, Red Bull Firenze. Let's go. Vai Giacomino, che viene subito pressato. Scarica il pallone su Abe. Abe può andare. Abe. Va Abe. Tutto solo Abe. Abe. Attenzione, perché Abe cade. Non è rigore. Vediamo un po'. Abe va a protestare. L'arbitro non dà il cartellino al giocatore Isai, ma ci avvicina. Quindi punizione. Abbiamo un'occasione di passare in vantaggio, ma tanto non la troveremo. Però proviamoci. Va Cetin, che trova il palo quasi, ma Stracoscia la prende. Peccato, perché già abbiamo avuto un'occasione di passare in vantaggio. Ok, quindi qua ci proviamo. Attenzione, attenzione, perché c'è Andre Anderson, comunque come cazzo si chiama. Quindi attenzione, schiamo tutti. Attenzione, Andre Anderson avanza la Lazio. Attenzione, fa la finta. E attenzione, perché Milinkovic-Savic ci mette la mano, dice: qui non si passa, è chiuso il negozio delle lattine. E calcio d'angolo per la Lazio, che sfiora il vantaggio già nei primi minuti. Qui abbiamo rischiato, ragazzi, veramente tanto. C'è Felipe Anderson che attacca, è abbastanza forte, quindi insomma la Lazio c'ha abbastanza giocatori buoni, c'ha giocatori abbastanza buoni. La para qui Milinkovic-Savic, non ci credo mano. Ma perché? Fabra però, ma sempre la mano ci mette. Ho capito che vuoi chiudere, però non sei il portiere. No, stavolta è Cetin, ragazzi. Cetin ci mette la mano, maledizione, e regala il rigore alla Lazio. Bene, possono già passare in vantaggio questi, grande. Rigore Lazio. Tanto, ragazzi, noi un rigore a partita dobbiamo prenderlo. A Luis Alberto, la parata di Milinkovic-Savic che chiude tutto. Niente gol per la Lazio. Ed è già il secondo rigore che para Milinkovic-Savic. Questo dimostra quanto è forte. Già contro l'Atalanta e la seconda anche per la Lazio. Grande. Comunque, ragazzi, non possiamo più regalare questi rigori a tutte le squadre. Questi sono i giocatori che non sono male, ma non la buttano dentro manco se la porta è vuota. Quindi pallone per Andre Anderson, che prova a fare partire la Lazio. Attenzione ad Andre Anderson. Andre Anderson fermo. No, no. Luis Alberto, Felipe Anderson. Attenzione, perché la Lazio passa in vantaggio con Felipe Anderson. No, con Andre Anderson. 1-0 per la Lazio. Ha segnato Andre Anderson. Vabbè, c'era da aspettarselo. Se perdiamo, è anche consapevole, che comunque abbiamo partite, ragazzi, troppo difficili in questo periodo. Giacomino, vai, Giacomino, dimostra chi sei. Raspadori. Guarda quanti le schiva. Mamma mia, che giocata da parte di Giacomino. Grande giocata. Purtroppo il problema è che non c'era nessuno, ragazzi. Però vabbè, dobbiamo cercare di essere tranquilli. Ok, quindi Felipe Anderson. Vabbè, 2-0, vai.
Abbiamo Anderson Boom. No, la parata invece da parte di Milinkovic-Savic. E vabbè, però ragazzi, ma facciamo troppi errori in difesa, veramente troppi errori. Zaccagni. Passaggio frittante per Felipe Anderson. 2-0 Lazio. In 3 secondi doppietto per Andre Anderson. Aiuto. Mamma mia, esplode l'Olimpico, ma noi siamo zitti come dei cani. Bastonate, aiuto. Vai Abe. Prendo per Castrovilli. Castrovilli si gira. Castrovilli, grande giocata del di Castrovilli, il colombiano, arrivato dalla Colombia, poveraccio, era un poveraccio sotto un ponte, ma adesso è un calciatore provetto. E qui si riparte per la Lazio. Attenzione, Lazio riparte con Andre Anderson. No, Zaccagni di schifo, fermati. Zaccagni, gira Zaccagni, che sfiora il 3-0 Lazio. Ragazzi, la Lazio sta sfiorando il 3-0, aiuto. Luis Alberto, calcio d'angolo. Ma ragazzi, ma i miei giocatori quanto sono alti? 1,20 m, cioè nessuno prende mai il pallone di testa, ragazzi. Io non ho parole, nessuno lo prende mai. Cioè, boh, nessuno prende mai il pallone con la testa. Ormai 3-0, ragazzi. I miei difensori in generale, ma anche i giocatori, nessuno piglia mai un cross o un qualcosa di testa. Cioè, sono tutti nani. Raspadori prova ad avanzare, ma sempre solo, cioè, ma nessuno, ragazzi. E ora ragazzi ci siamo addormentati, eravamo partiti bene ma ora ci siamo veramente addormentati. Pena. E Pena però che fai? Pena di schifo, Pena. Ma Pena te, Pena, vai. Sbagliato. Non ho messo Maldini. 4-1 abbiamo perso. Ci sta, per carità, però. Come siamo messi non ci possiamo permettere di perdere troppe partite. Ora queste qua ci stanno perché comunque sono squadre abbastanza forti. Perdendo rimaniamo fermi a 12. E per fortuna nessuno ha vinto, quindi rimaniamo sempre 13esimi. Adesso abbiamo un'ultima opportunità contro la Samp come l'ultima partita di novembre. E se no ragazzi è finita. Se no torniamo giù un'altra volta. La Fiorentina, tra l'altro, anche la Fiorentina ha fatto la scalata come noi. Adesso è 14esima con 12. Abbiamo la Sampdoria in casa, a Firenze. Questa non me la simulo, ma la gioco perché voglio portarmela a casa assolutamente. Quindi faccio tipo 2 gol e poi andiamo a giocare. Cioè, poi andiamo a simulare, insomma. Quindi stavolta non faremo la solita formazione, ma via Spamberg, che molto probabilmente perderà il posto da titolare. E ha sposto Maldini. Maldini però, facciamo una cosa. Maldini, Abe per Mohamed, che anche lui Mohamed, ragazzi, mi sta stupendo, quindi anche lui magari potrebbe prendersi il posto titolare fisso. Quindi siamo pronti per giocarci questa ultima partita di questo episodio, ultima partita di novembre, che è tra Red Bull Firenze e Sampdoria. Qui possiamo ammirare il nostro Giacomino Raspadori, che ha segnato un botto di gol nelle ultime partite con la maglia del Red Bull Firenze. Però nella scorsa partita contro la Lazio il gol non è arrivato di Giacomino, ma non importa. Siamo qua alla Red Bull Arena di Firenze, pronti per ospitare in casa a Firenze la Sampdoria, che al momento sta facendo una stagione spettacolare dal record e al momento è quinta in zona Europa. La Sampdoria infatti sta sognando ormai da inizio campionato l'Europa. Noi stiamo sognando almeno la Conference, si spera che entro la fine del campionato arriverà. Siamo qua a Firenze alla Red Bull Arena per ospitare in casa la Sampdoria. Noi partiamo con, al posto di Swamberg, ragazzi, ho messo Mohamed, e al posto di Ade ho messo Maldini, che molto probabilmente prenderà il posto da titolare insieme a Mohamed e Swamberg. Non lo metterò più titolare perché non mi sta stupendo. Anzi, forse ho pure sbagliato a comprarlo, ma io non lo prendevo. Però, boh, ragazzi, non volevo spendere troppi soldi, quindi l'ho preso. Adesso saltiamo linea di Serie A e iniziamo questa ultima partita di questo episodio tra Red Bull Firenze e Sampdoria. Calcio inizio battuto dalla Sampdoria, che oggi la ospitiamo qua in casa. Quindi Quagliarella, che è uno da tenere d'occhio perché anche se è vecchio corre e gioca. Quindi mi ha ucciso Cetin Rugani. Proviamo a ripartire con Cetin per Verdonk. Verdonk corre e lo fa anche bene. Verdonk però perde il pallone, recupera la Samp. Attenzione, abbiamo battuto un paio di settimane fa il Genoa. Attenzione, no. Ok. No. Riprendiamo. Va bene. Pallone per Pena, che la passa a Swamberg. Swamberg si
gira 57 volte, quella da Castrovilli per Raspadori, il Giacomino nazionale che cercherà il suo gol, il suo ormai quinto. Poi c'è Verdonk che butta il pallone dentro e segna al decimo minuto all'1-0 da parte del Red Bull Firenze. Ha segnato Verdonk, che non trovava il gol da un botto, forse manco l'ha mai fatto. E qui Verdonk alla Red Bull Arena di Firenze in casa segna uno dei suoi primissimi gol, se non il primo in assoluto, con la maglia del Red Bull Firenze. 1-0 per noi, partiti benissimo con Verdonk che butta il pallone sul secondo palo e let's go. Audero non fa niente, 1-0 per noi con Verdonk, siamo partiti stupendi. Cerchiamo di portarci a casa questa partita con la Samp e di prenderci questi tre punti che saranno gli ultimi di questo episodio. E poi il prossimo episodio inizieremo il mese di dicembre come prima partita. Avremo il 4 dicembre il Sassuolo, che giocheremo appunto a Sassuolo in trasferta. Quindi, facendo, il primo tempo è quasi finito, siamo in vantaggio 1-0. Perfetto, Cetin. Abe, ce la fai a fare un passaggio? Ma perché poi non c'è Mohamed? Come si chiama? Maldini? Ma perché non mi salva le cose? Non mi salva? Ma perché? Io dico, perché? Io voglio loro come titolari. Chi te l'ha detto? Io metti questi. Vai. Pareggio la Samp allo scadere del primo tempo, 1-1. Ha segnato Ciccio Caputo. La Samp prova a tornare in gara, maledizione. E un punto non ci andrebbe bene? Per niente. Anche se per ora pareggi forse non l'abbiamo mai fatto, ma un punto non ci andrebbe bene. Finisce qua il primo tempo 1-1 alla Red Bull Arena di Firenze. Adesso prima di iniziare il secondo tempo, che ovviamente inizieremo perché non siamo in vantaggio, quindi doppio cambio, esce Abe che ha fatto schifo, entra in campo il caro Maldini e poi esce Svanberg che fa schifo, entra in campo il caro ragazzo nigeriano Mohamed. Quindi adesso Maldini, Mohamed, il tridente avanti e siamo pronti per iniziare il secondo tempo di Red Bull e Firenze. Samp, let's go. Maldini inizia subito con Giacomino e grande Giacomino. Questo ragazzi sempre in terra finisce. Grande Raspadori, sei un king. Fermi tutti. Ma perché non stai fermo, maledizione? Ma perché? Sempre come vuoi. Oh, e rubagli a sta palla. Grande Barrera, mamma mia. Mohamed, Maldini, vai Maldini, corri anche un po'. Maldini metti l'acceleratore e lo fa bene. Maldini, il ragazzo Maldini. 2-1 per il Red Bull Firenze. Al 50° segna Maldini, l'uomo appena entrato da parte di Mr. Matrick, che non lo delude. Infatti lo fa essere felice della sua idea di metterlo in campo subito dall'inizio degli ultimi 45 minuti di partita. E lo fa bene perché Maldini tutto solo, tutto dritto, tutto solo, butta sotto il 7 la palla e fa il 2-0. Fa il 2-1 del Red Bull Firenze, che torna in gara con Maldini. Esplode anche qui stavolta la Red Bull Arena di Firenze. E la vai, corri, vai Maldini, vai, corri più veloce. E vabbè, ma questi non sanno non fare scivolata, ragazzi. Questi non sanno, guarda, un altro, basta, mamma mia, ma te lo pigli il rosso, ti levi, sto cinese. Va Fabra, in mezzo, mamma mia, ha murato il tiro, che schifo, oh mio Dio, no, vai, ottimo, Giacomino, e la chiude, 3-1, chiusa partita, e dopo questa, vabbè, non la simuliamo perché tanto ragazzi adesso è finita, abbiamo chiuso la partita. Sono due di recupero, ma comunque Raspadori c'è sempre a Firenze, alla Red Bull Arena. E quindi è 3-1 per noi. E molto probabilmente l'abbiamo chiusa qua. Però comunque, vediamo un po'. Chiusa qua la partita, grande Raspadori. Ci porta a casa questi tre punti che l'abbiamo un pochino sudati, nonostante la Sampdoria non sia chissà cosa. Perché comunque ci fanno sempre, ragazzi, le scivolate. E ogni volta che qualcuno c'ha la palla me lo interrompono, non riesco mai a segnare. Ecco perché questo punto è il punto debole di questo gioco. Mohamed, mamma mia, va bene così, ci portiamo a casa anche i tre punti contro la Sampdoria. Battiamo in casa 3-1 la Sampdoria con i gol di Verdonk, Maldini e di Giacomino Raspadori nel finale. 3-1, abbiamo vinto, tre punti portati a casa, perfetto. E dopo questa possiamo chiudere qua questo episodio, che spero che vi sia ovviamente piaciuto. Prima di chiudere qua l'episodio, vediamo un attimo come siamo messi in classifica e poi ci salutiamo qua. E nel prossimo episodio di questa serie della Carriana Natura Sofia 22 con il Red Bull Firenze andremo a finire a fare
le ultime partite, le ultime 3-4 partite di questo 2021, ovvero andremo a fare tutto quanto il mese di dicembre 2021, e nel prossimo episodio molto probabilmente inizieremo anche il calciomercato invernale del Red Bull Firenze. Quindi consigliatemi già da questo episodio, qua sotto nei commenti, chi comprare, chi vendere magari nel calciomercato invernale del Red Bull Firenze. Vi avverto che non ho molti soldi, molto probabilmente venderò qualcuno, perché ho 3 milioni e basta, e con 3 milioni è raro prendermi qualcuno. Se non prendevo un Maldini in prestito, ma lo compravo, non avevo nemmeno questi 3 milioni, ma avevo tipo 0 euro, quindi meno male che l'ho preso in prestito dal Milan. Quindi spero che questo episodio vi sia piaciuto. Abbiamo concluso questo episodio 12esimi con 15 punti, perfetto. Adesso siamo sempre più vicini alla top 10. Come prossima partita abbiamo il Sassuolo, come prima partita di dicembre, e come prossima partita appunto abbiamo il Sassuolo. Adesso spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate anche la campanellina. Tutti quanti i miei social trovate qua sotto in descrizione. Trovate in descrizione anche i miei 3 codici amico per Switch, per 3DS, per Mario Kart Wii. Trovate in descrizione anche il link per comprare questo gioco, ovvero FIFA 22 in versione fisica o digitale per PS4 e per PS5. Io vi do appuntamento a martedì e la prossima settimana con il 7° episodio qua sulla carriera allenatore di FIFA 22 con il Red Bull Firenze. Detto ciò, noi come sempre ragazzi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao.